Il boom di quest'anno conferma la tendenza. 1200 iscritti alla facoltà, pochi meno ai corsi di lingua italiana, e a farla da padrone sono i cinesi. Siamo tornati da quest'anno ad essere l'università che ospita in assoluto più studenti cinesi. Studenti che arrivano qui grazie ai progetti Marco Polo e Turandot, gestiti direttamente dall'Ateneo, che punta ad un aumento delle iscrizioni su ogni fronte. Palazzo Gallenga è la sede dell'Università per Stranieri di Perugia. Oggi porte aperte a tutti, dalla mattina fino a tarda serata. Il cosiddetto Open Day serve a far conoscere l'università soprattutto agli studenti delle scuole superiori. Gli italiani restano infatti un bacino importante per i corsi di laurea, ma chi si iscrive qui ha sempre un occhio rivolto al resto del mondo. È sempre bello avere una città più aperta mentalmente, con più culture diverse. Mio padre poi personalmente è americano. Culture diverse che si incontrano. Certo, non manca qualche piccola difficoltà di tanto in tanto. Fanno le cose molto piano, molto italiano. 2 settimane per una carta. In Cina costa solo 20 minuti, tutto a posto. La giornata si conclude con la festa di Carnevale. Gli italiani saranno anche un po' troppo rilassati, ma a modo loro sanno come colmare le distanze.